Ora andiamo in casa dei 5 Stelle, dove si è consumato ufficialmente il divorzio con il senatore triestino Lorenzo Battista. Ieri a Gradisca la maggioranza ha chiesto le dimissioni dell'ormai ex collega in una assemblea dai toni molto accesi. Il servizio di Chiara Burtulo. I pentastellati FVG sfiduciano ufficialmente Lorenzo Battista e chiedono che il suo seggio al Senato passi al primo dei non eletti, in questo caso Verardo Rinaldo. Lo hanno deciso ieri a Gradisca in una lunga e combattuta assemblea. Non siete lì per quello, perché devi andare tu al TG a dire cosa pensi di Grillo e io no? Me lo spieghi? L'Unità di Trieste chiede a Lorenzo Battista di dimettersi da senatore. Non è tollerabile l'ambiguità. A o B? Dobbiamo forse andare oltre a quello che è già stato deciso. Presenti Quindi è anche chiaro Rizzetto e che Prodani, che hanno se provato a smontare io punto per punto le accuse mosse da Grillo al senatore Giuliano. Il problema sono le prove. Non abbiamo mai preso in un mese 20.000 euro al mese, neanche 19, neanche 18, neanche 17, ok? Secondo i due deputati, inoltre, non c'era la sfiducia del territorio né il danno d'immagine. Battista ha espresso solamente una posizione comune a molti nel movimento. Queste posizioni sono a posteriori, non servono un cavolo, non servono a niente. Quando i parlamentari hanno capito che i tentativi per evitare un voto, secondo loro ormai inutile, forse addirittura controproducente, non sarebbero andati a buon fine, hanno abbandonato l'assemblea. Dobbiamo contarli? Sì, conta, conta. Sì. 7 contrari, 9 astenuti, 32 favorevoli. I 5 Stelle rivogliono lo scranno che secondo loro gli spetta. Battista per il momento tace anche sui social network. Resta ora solo da vedere se asseconderà o meno la richiesta di dimissioni del territorio che lo ha eletto, rinunciando così all'ipotesi di entrare in un gruppo autonomo di senatori fuoriusciti dal movimento.